Quello che mi curiosisce è come unire il linguaggio della poesia con quello dell'illustrazione che sconfina, anzi abbraccia la pittura, tanti mondi che si uniscono attraverso il linguaggio meraviglioso, universale, non solo per adulti ma anche per i bambini e le bambine, della poesia. Con noi Guja Risari. Guja, buongiorno, lieto di ritrovarti. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Grazie per essere qui, Guja. Allora, io sono partito da questa introduzione per presentare il viaggio di un bacio. Non parliamo della trama, diciamo, perché lasciamo alla scoperta i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto, mostriamo il libro. Quello che mi ha colpito, come dicevo nell'introduzione, è soprattutto l'unione tra un mondo, quello della poesia, che siamo abituati a fruire, magari noi adulti. In realtà si può assolutamente... può entrare assolutamente in contatto anche col mondo dell'infanzia. Ecco, in che modo? E dico questo anche perché so che tu condurrai un laboratorio qui al Salone del Libro, sì, sul, certo, tema. Lunedì alle 10.45 farò proprio un laboratorio di poesia sul viaggio di un bacio. Allora, hai detto giustamente, il linguaggio poetico è amico dei bambini, io direi, perché il linguaggio poetico, pieno di metafore, pieno di oggetti, che indica direttamente gli elementi del mondo, è vicino alla sensorialità del bambino, è un linguaggio immediato, è solo a noi adulti che sembra indiretto, che sembra un passaggio ulteriore. Mi è capitato di essere in un incontro a Gaiole in Chianti, dove facevo un incontro, effettivamente una lettura di un libro di poesia mio, tra l'altro in francese, glielo leggevo in francese e in italiano. Alla fine di questa lettura i bambini sono stati così entusiasti e mi hanno detto: ma questa è poesia, dici che gli adulti la capiranno? E devo dire che gli insegnanti lì sono rimasti piuttosto, come dire, si sono appiccicati al muro e sono rimasti stupiti a loro volta, certo, di questo. Immagino. Allora, c'è un confine, credo, che si può assolutamente abbattere, che è quello della poesia e del racconto per l'infanzia, che poi qua, vabbè, si può aprire un'altra parentesi che non ho aperto, ma che apriamo adesso, che bisogna capire se poi i libri per l'infanzia sono davvero per l'infanzia o sono fruibili a tutte e a tutti, come ad esempio questo racconto, questa poesia, pardon, ho detto racconto. Ecco, in cosa si differenzia un racconto per l'infanzia, in cui le pagine scritte sono normalmente meno grandi, ecco, insomma, occupano meno spazio rispetto all'illustrazione. Ecco, come distinguere un racconto da una poesia per bambini? Allora, un racconto, ci sono in generale dei libri che io chiamo libri di intrattenimento. Male non fanno, raccontano una storia, sono molto direzionali, nel senso che da lì non si scappa, non si percorre un sentiero laterale. E poi ci sono i libri poetici. I libri poetici consentono di andare secondo una propria andatura e di percorrere sentieri paralleli, di fermarsi, di notare quello che anche non è né scritto né disegnato, ma è altrove, nello spazio fantastico. Bellissimo. E non è un caso che io, per esempio, quando faccio questi laboratori di poesia, cerco sempre di includere anche gli adulti, che sono felicissimi di partecipare, e parto dalle immagini senza più il testo, incitando tutti a trovare le frasi che li porteranno attraverso il racconto. Cioè utilizzo l'immagine, quando l'immagine è così densa e poetica come in questo caso, come un canovaccio da cui si diramano le storie. Sorvolò un prato e si posò sull'acqua di uno stagno. Lì, all'ombra di un salice, una ninfea e una canna si baciarono. Allora, io, quando parliamo di stagno e di ninfe, guardate qua. Allora, cioè, questo è Monet. Io ho appena aperto il libro, prima allo stand, l'apis, e ho detto: ma caspita, questo è Monet. Ecco, Elena Baboni è l'autrice delle illustrazioni, anche se parliamo proprio di pittura e illustrazione che si incontrano. Ecco, voi due come vi siete incontrati, tu, Guja e Elena, come avete realizzato questo dialogo tra poesia e illustrazione? Allora, io amo molto lavorare direttamente con gli illustratori, nel senso che quando hanno un tratto che io considero adatto, incisivo per un determinato testo, io propongo loro di realizzare un progetto completo che poi presenteremo all'editore. Questo consente di effettivamente innamorarsi gli uni degli altri. Oh, bello. Quindi non è una scelta imposta dall'editore, che magari delle volte non fa neanche dialogare i due autori di un libro. In questo caso invece c'è stato un dialogo molto profondo, molto libero, un dialogo anche su argomenti paralleli che però nutrivano questo libro piano piano.
E quello che ho amato di questa capacità di illustrare di Elena Babboni è che nelle pagine ha realizzato una tavola generale, proprio come fosse il paesaggio che viene colto da questo bacio che sorvola tutta la campagna e le città, e poi un dettaglio invece in bianco e nero che viene fissato. Allora, questa capacità di essere nel grande e nel piccolo. Ad esempio, quindi grande, come dicevi tu giustamente, e il piccolo, chissà se... Eccolo qua, scusatemi, eccolo qua, grazie regia. Qui c'è quel bianco e nero che dicevi e qua c'è il colore, la splash page che ho preso dai fumetti americani, però l'idea è quella, sì, della, sì, pagina tutta illustrata. Benissimo, quindi la poesia, la letteratura dell'infanzia possono dialogare, lo fanno magnificamente. Questa è una delle testimonianze, appunto il viaggio di un bacio. Questo è solo uno degli esempi. Tu hai anche trattato il tema della terra, adesso so che l'hanno riportato, messo, vediamo un po' se me lo passano. La terra respira, quindi c'è anche un qualcosa di così, c'è un tema legato all'ecologia, evidentemente alla cura dell'ambiente. Alessandro Sanna, insomma, un grande illustratore che conosciamo su RBL, l'abbiamo incontrato altre volte. E anche qua, insomma, si parla di poesia e si parla in questo caso di un tema molto importante, che è quello della cura dell'ambiente. Sì, si parla proprio dell'esplorazione che due bambini fanno del pianeta, notando come il corpo della Terra abbia tutte le somiglianze col corpo umano, e cercando dove questo cuore della Terra batta, alla fine batte ovunque, bisogna seguire ovunque i cuori della Terra. Anche a partire da questo testo io faccio fare delle poesie sulla Terra che sono di una profondità e di una dolcezza che non sono gli ingredienti che aggiungo io, sono proprio insiti nella meraviglia dei bambini o degli adulti che partecipano a questi incontri. Quindi la curatrice degli incontri può essere un amplificatore, un'amplificatrice nel tuo caso di una vena poetica che in realtà tutti noi possiamo avere. Sì, giusto? Come no. Che bellezza. Anche questo è un messaggio giusto e gratificante, laddove si deve smettere di insegnare che la poesia è quel verso in rima o quella cosa che si impara a memoria. Okay, no. Perfetto. La terra respira è un inno alla bellezza del mondo, la bellezza del mondo che passa anche attraverso la poesia e i libri illustrati, non solo per bambini e bambine, ma anche per persone e adulti, evidentemente. Ne abbiamo parlato con Guglia Irisari, che ringrazio ancora. Io ti auguro buon lavoro. Per avere tutte le informazioni pubblichi molto in francese e in italiano, ad esempio. Ed è bello che sia così, perché vuol dire che hai ancora tanto da raccontare, tanto entusiasmo, sì, per questo. Sì, io, sì, te lo auguro davvero con tutto il cuore di continuare così. Hai un sito, un riferimento sul web? Sì, ho un sito che è www.guiarisari.com e lì trovate tutte le anteprime con anche le critiche, le recensioni. Ci sono tutte le informazioni possibili, salvo il mio numero di scarpe. Quello non c'è. Vabbè, quello non può essere poetico anche quello, insomma. Ma sì, perché no? Insomma, Neruda faceva poesia con l'ode alla cipolla, per dire. Ah, quindi, sì, infatti. Per dirne una. Guglia Irisari con noi, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie, anche a voi.